è la partita che può salvare una stagione. Si gioca di fronte a 45.000 spettatori, una giornata in uno scenario tipicamente invernale, temperatura bassissima, tira un vento freddo che scende dalle vicine montagne dove stanotte ha nevicato. Il Verona è alla sinistra dei nostri teleschermi, attacca adesso con Berza che ha ricevuto da Volpicina, ha davanti a sé Romano. Ecco il cross di Berza, Elcher, cross di Elcher, parata di Garella. Dopo 50 secondi dall'inizio, il Napoli gioca con Garella, Ferrara, Francini, Bagni, Bigliardi, Renica, Careca, De Napoli, Carnevale, Maradona, Romano. La formazione del Verona è Giuliani, Pioli, Volpecina, Bertold, Fontolan, Volpati, Versa, Galia, Pacione, Iachini, Elchier. In azione Maradona che aveva saltato Iachini, ma davanti a lui ha rinviato Galia. Colpo di testa di Bigliardi. Fallo di Maradona, calcio di punizione battuto. Non deve essere, deve essere ripetuto perché combattuto con palla in movimento. Avanza a batterlo Volpati, libero della formazione di Bagnoli. Apertura è verso Pacione, sul quale ha commesso fallo Bigliardi. Calcio di punizione è in favore del Verona. Versa batte la punizione, chiede la distanza della barriera. Ha battuto Versa, prova a tirare Galia, c'è stato un contrasto ed è il primo calcio d'angolo della partita. Volpecina dalla lunetta, lunghissimo il cross. In area c'è stato un contrasto fra Carnevale e Fontolan che si era portato in avanti, irregolarità del veronese, calcio di punizione in favore del Napoli. La partita è diretta dal signor Magni, coadiuvato dai giudici di linea Felicani e Nicchi. Battuta la punizione da Garella, la palla adesso in possesso di Renica, ancora Garella. Tutta la tribuna alla sinistra dei nostri teleschermi è occupata dalla tifoseria napoletana, molto rumorosa, simpaticamente chiassosa. Sono circa 13.000, valutati così, i tifosi napoletani che hanno seguito la squadra in questa delicata trasferta di Verona. Volpati e Giuliani. Tira un forte vento che aiuta in questo primo tempo le azioni del Napoli, cioè da destra verso sinistra. Palo laterale con rimessa in gioco assegnata al Verona, la effettua Elchier. È uscito Renica dalla mischia della sua area, adesso in azione Maradona che lancia lunghissimo verso destra, un pallone che non può essere raccolto dai suoi che erano ancora in posizione arretrata, erano sia De Napoli che Romano. Palo laterale, rimessa in gioco effettuata da Volpecina, rilancio in avanti da Volpati. Pacione, fallo di Pacione su Bigliardi, punizione in favore del Napoli.
Sul rilancio di Carella il colpo di testa di Galia. Eltier. Fallo di Ferrara su Eltier, calcio di punizione per il Verona. Volpatine l'esecutore, troppo alto per Eltier, palla sul fondo. 0-0, si gioca da 6 minuti. Lunghissimo il rilancio di Carella, vi ripeto, è in favore di Vento. Dopo il colpo di testa di Berthold c'è stato un fallo ancora su Eltier, che rimane a terra. Incidente ad Eltier in uno scontro con Francini. Applausi per Eltier, che riprende il suo posto mentre il gioco va in avanti con un pallone manovrato da Bigliardi e offerto indietro a Carella. Renica Bigliardi sul pressing di Pacione, ancora Renica. Lungo lancio per Maradona, la palla è allungata dal Vento e termina sul fondo. Maradona è impossibilitato a controllarla. Iachini, Pacione, Berthold, Galia, Berthold, apertura per Eltier. Eltier, Volpecina, traversone di Volpecina, lunghissimo dalla parte opposta, corre Versa, mantiene la palla in campo. Su Versa è intervenuto Bagni in fallo laterale, la rimessa in gioco di Versa. Ha messo fuori Renica, colpo di testa di Iachini, che però commette fallo su Maradona. Calcio di punizione per il Napoli. La battuta Renica, lunghissima per Careca. Careca in lotta con Pioli. Ha messo fuori, rimessa in gioco non di Renica ma di De Napoli. Maradona. Romano. In verticale in area per Careca. Francini preparava a tirare, non ci è riuscito, la palla è ripresa da Romano, colpo di testa di e fallo di Eltier su Maradona. Il colpo di testa era stato di Pioli, poi un fallo di Eltier su Maradona causa questo calcio di punizione in favore del Napoli. Decimo minuto del primo tempo, 0-0. Maradona e Renica sulla palla. Maradona. Parata di Giuliani sul tiro tagliato ma ancora abbastanza centrale, scagliato da Maradona. Rilancio è di Volpati, sulla destra corrono Eltier e Ferrara. Fallo di Eltier che spinge alle spalle Ferrara, punizione per il Napoli. Punizione affidata a Renica.
lunghissimo il pallone, Volpati saggiamente lo lascia indietro, lo controlla Giuliani e rioffre a Volpati la palla per il lancio, ancora a Giuliani. Il colpo di testa di Berthold, poi di Bagni, poi arriva Berthold, Pascione, ed è Pascione che tocca per ultimo, non Bagni, quindi la rimessa in gioco è del Napoli. Il rilancio di Venica, colpo di testa di Fontolan. Bigliardi è intervenuto a gamba tesa, gioco pericoloso, calcio di punizione in favore del Verona. Lo batte Versa, uscita di Garella, il pallone era dosato per la testa di Eltier, troppo alto, Eltier controllato da Ferrara, non è nemmeno saltato, intervento di Garella in difesa. De Napoli, Renica, De Napoli, Renica, tiro di Renica alto, azione a sorpresa del Napoli con scambi fra De Napoli, Careca e tiro di Renica. Sul rilancio di Giuliani, il colpo di testa di Berthold, in mischia De Napoli, ributta la palla nella metà campo avversaria, l'ha controllata Carnevale, intervento poi di Iachini, l'anticipo su Maradona, il fallo laterale, rimessa in gioco di Ferrara. Carnevale, Fontolan, fallo laterale, la rimessa in gioco di Francini, Maradona. Maradona e Iachini, intercetta Berthold, fallo di Francini, calcio di punizione in favore del Verona. Ha battuto Volpati, colpo di testa di Francini, Maradona. È stato Berthold a mettere fuori per questa rimessa in gioco di Francini. Maradona, riesce Maradona a lanciare Careca, Careca in verticale, Carnevale, Carnevale, calcio di punizione, fallo di Volpecina dal limite. Si infiamma la curva dei tifosi napoletani, è un calcio di punizione da una posizione che Maradona predilige. Tutto il Verona retrocede nella propria area di rigore per fare barriera. Maradona e Renica sulla palla, ma Maradona verosimilmente cercherà di sfruttare questo calcio di punizione. È il quarto d'ora del primo tempo. Maradona, è stato Versa ad alzare la palla sulla quale poi si è avventato Carnevale ed è stato l'ultimo Carnevale a mettere sul fondo. Rimessa in gioco di Giuliani, Volpati. Bigliardi, c'è Carnevale sulla destra, fallo di Fontolan, a terra Carnevale, punizione per il Napoli, già battuta, ecco Careca, Carnevale,
malinteso con Bagni e c'è il rilancio in avanti diversa, ma la rimessa in gioco è ovviamente del Napoli con Romano. Verso Maradona. Maradona ha saltato due avversari, un terzo, ancora Maradona riesce a mettere un pallone al centro controstato da Bertold, poi ha allontanato Iachini, Bagni. L'arbitro assegna la rimessa in gioco al Napoli, contrariamente a quanto aveva indicato il guardaline, ma indubbiamente Magni era più vicino del guardaline al punto del fallo laterale. Rimessa in gioco di Francini, Maradona, fallo di Iachini su Maradona o viceversa. E proprio viceversa, l'arbitro ha... No, niente, soltanto una rimessa in gioco per fallo laterale. Durante il contrasto Maradona-Iachini, la palla aveva oltrepassato la linea bianca. E vediamo in azione Giuliani, 17 minuti del primo tempo, 0-0. Galia cerca di allungare la traiettoria della palla, Pacione la manovra, Bigliardi, rovesciata di Bigliardi, colpo di testa di Bertold. Poi c'è un attacco di Carnevale. E Bigliardi, nel tentativo di appoggiare la palla a Garella, la mette in calcio d'angolo per il secondo tiro dalla bandierina in favore del Verona. Va Volpecina a battere il corner. È saltato El Kier, ma si è appoggiato sulle spalle di Ferrara. Calcio di punizione in favore del Napoli. Gioca momentaneamente in 10 uomini il Napoli perché Maradona è andato sulla panchina a cambiare le scarpe, mentre attacca Careca. Passaggio indietro di Bertold, il rinvio effettuato da Pioli, ha carambolato su Careca, determinato in fallo laterale, rimesso in gioco di Pioli ed ecco Maradona che riprende il suo posto. 18 minuti del primo tempo, 0-0. Colpo di testa di De Napoli, Bertold il primo sul pallone. Apre per Volpecina. Fermato Volpecina da Bagni, contrattacco del Napoli. Corre Bagni, alle sue spalle c'è De Napoli. Ecco un fallo di Bertold su Bagni e calcio di punizione in favore del Napoli con un piccolo accenno di baruffa fra Bertold e Bagni, sedato dall'arbitro Magni ed anche dal senso di responsabilità dei due protagonisti. Calcio di punizione in favore del Napoli. Maradona in area di rigore, quindi per battere ci sono o De Napoli o indietro Renica. De Napoli ed è stato Pacione in piena area di rigore a deviare oltre la sua linea di fondo e quindi in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per il Napoli. Il Verona ne ha battuti 2, 0-0 al ventesimo. Ha battuto Maradona, rilancio diversa, la palla rimane a De Napoli. Maradona, cross di Maradona, deviato ancora in calcio d'angolo da Volpati. In parità il conto dei corner, anche dei gol 0-0, 21 minuti dalla bandierina. Maradona, come nel corner battuto pochi secondi fa. Palla che spiove davanti alla porta, fischio di Magni.
che ha visto qualche irregolarità in area e quindi gioco fermo e calcio di punizione per il Verona. Il Verona ha messo Fontolan su Careca, Pioli su Carnevale, Iachini su Maradona. Attacco di Eltier, fermato da Renica. Fallo di Fontolan su Carnevale, calcio di punizione per il Napoli. Avanza Renica dopo il calcio di punizione di Francini, colpo di testa di Pioli, rovesciata di Galia, attacco di Bagni, palla indietro da De Napoli a Renica. De Napoli. L'attacco è di Francini. Spazza e Volpati in palo laterale. La rimessa in gioco di Francini. Maradona. Palleggio di Maradona che riesce a mettere al centro un pallone deviato ancora in calcio d'angolo da Volpati. Terzo tiro dalla bandierina per il Napoli, sempre Maradona dalla lunetta. È il 23esimo del primo tempo. C'è stato un colpo di testa di Ferrara e poi una deviazione in calcio d'angolo di Pioli per il quarto tiro dalla bandierina del Napoli. Sempre di Maradona. Ha messo fuori area Pacione. Prova il tiro da lunga distanza Renica, ribatte ancora Pacione, due volte protagonista di azioni difensive, attacco di Romano, anticipato da Bertold, Volpati, Galia. Bel disimpegno del Verona, Bigliardi anticipa, Ferrara anticipa Eltier, il lancio di Romano verso Carnevale. In area per Careca, Careca. Calcio d'angolo ancora su Careca, è intervenuto ancora Pioli. Quinto calcio d'angolo in favore del Napoli che sta marcando una discreta superiorità in questi ultimi 10 minuti. Sempre Maradona, parata di Giuliani. Controvento il rilancio di Giuliani, colpo di testa di Galia, aggancia Romano, poi la palla va a Versa sulla sinistra, avanza in sovrapposizione Volpecina, invece il passaggio è su Pacione. Su Pacione Bigliardi interviene in faro laterale, rimessa in gioco per il Napoli, per il Verona da parte di Versa. Colpo di testa di Renica, Eltier, Bertold, cerca l'affondo sulla destra, Bertold, intervento di Francini, in calcio d'angolo o in fallo laterale, la palla è uscita proprio all'altezza della bandierina, e calcio d'angolo, quindi è il terzo calcio d'angolo in favore del Verona, sempre di Volpecina. Galia, Volpecina, nuovo cross, Paragarella sul colpo di testa di Bertold in posizione quasi all'altezza del disco del rigore.
Rilancio di Carella, il colpo di testa di Volpecina, stop di Romano, apertura per De Napoli, Careca. De Napoli, Maradona, Maradona, tiro di Maradona, gol. Il Napoli in vantaggio, Maradona al 26esimo del primo tempo, gol di Maradona. Era partito meglio il Verona, ma poi il Napoli ha ripreso le redini della partita e con Maradona abbiamo rivisto l'azione, il suo tiro dal limite è passato in vantaggio. Rivediamo ancora. Ecco Maradona, si libera di Iachini, 2 metri prima dell'area, gran tiro di sinistro, tocca appena con il piede Giuliani, la palla in rete, Verona 0, Napoli 1, 26 minuti del primo tempo. Pacione in attacco controllato da Bigliardi, retrocede in difesa anche De Napoli ed è De Napoli che mette in palo laterale. La rimessa in gioco diversa, Elkier, Versa, cross diversa, colpo di testa di Pacione, Renica mette fuori, tocca in attacco Versa, si allunga la palla ed è sul fondo. Gran festa nella tribuna dove si assiepano i tifosi del Napoli. Il Napoli che è passato in vantaggio dopo 26 minuti del primo tempo con un gol di Maradona. Sfiora la palla De Napoli, la colpisce di testa Pioli. Poi c'è il lancio verso Renick, verso Careca da parte di Carnevale, il rinvio di Fontolan, via Bagni, Romano, Pioli dalla parte opposta. Il vento ha tradito Elkier che è stato ingannato dal rimbalzo, colpo di testa di Pioli, di Bertold, apertura diversa per questo attacco di Galia. Il tiro di Galia ribattuto da Bagni, c'è ancora Bertold che prosegue l'azione, cross di Bertold, molto arretrato, lo controlla De Napoli, lo lascia Bagni, Maradona, Romano. Da Careca a De Napoli e di De Napoli il tiro di poco fuori. Tacco del Verona con Volpecina, cross di Volpecina, Pacione. Tiro di Pacione che attraversa lo specchio della porta, lo controlla Francini, in palo laterale. Cross di Galia, alza la palla Maradona, colpo di testa di Francini, di Carnevale all'indietro ancora per Francini. Cerca di impossessarsi della palla Bertold, Francini ne mantiene il possesso, la rincorre Volpati dalla parte opposta. Rilancio ancora di Volpati, alza la palla Bagni, poi Renica, Versa, controcross di Versa, Bagni in fallo laterale, ha commesso fallo di mano Bagni ma evidentemente chiaramente involontario perché il lancio di Versa era scoccato da un mezzo metro, quindi non si può assolutamente ipotizzare la volontarietà. E il terzo calcio d'angolo in favore del Verona. Volpecina. Ancora Volpecina. Allontanato Carnevale, Careca, Carnevale. Rincorso da Fontolan. Ha ragione lo stopper capitano del Verona. Riconquista la palla. Volpati la appoggia su Volpecina. Anticipo di Romano su Iachini, Galia, Volpecina,
all'indietro, Volpati. Colpo di testa in tuffo da parte di De Napoli per questa avanzata di Carnevale. De Napoli, Romano, Maradona. Fallo di Versa su Maradona che rimane a terra, incidente a Maradona al 31esimo minuto del primo tempo. Rivediamo il contrasto di Versa e Maradona con il capitano del Napoli che rimane a terra, Maradona autore dell'unico gol. Ecco, vedete ancora l'intervento di Versa. L'arbitro Magna attende che il massaggiatore del Napoli abbandoni il terreno di gioco. Calcio di punizione per il fallo subito da Maradona, battuto da Romano. Verso Careca che mette in area il colpo di testa di Iachini. La palla rimane al Napoli con De Napoli. Careca. Palla deviata dall'arbitro che ferma l'azione del Napoli. Adesso è Bagni con la palla, lotta con Bertold, fischio dell'arbitro. Fallo su Bagni e quindi calcio di punizione per il Napoli. Romano sta per batterlo e lascia l'incarico a Maradona. Piove la palla, Maradona, il colpo di testa di Fontolani in difficoltà con pallone che ha battuto in terra ed era deviato dal vento, ha rilanciato fuori Volpati, controllo la palla, Bertold, Volpecina, anticipo di De Napoli, Pioli in fallo laterale sull'attacco di Careca. Rimesso in gioco di De Napoli, Careca, De Napoli. Maradona. De Napoli, scambio con Carnevale, ancora De Napoli, Careca, Romano, cross di Romano, colpo di testa di Carnevale, Bagni, arriva Bagni in velocità, in tuffo su un pallone molto veloce, fa quello che può in tuffo, ma la palla gli va in fallo di fondo. Versa Elkier, ancora Versa, Pacione, Galia, traversone di Galia, pericolosissimo, messo in calcio d'angolo da Renica. E a 10 minuti dalla fine del primo tempo per il Verona c'è il quarto tiro dalla bandierina, sempre di Volpecina. Tutti i corner di Volpecina, così come tutti i 5 battuti dal Napoli, sono stati di Maradona. Alza la palla Carnevale in area, poi sforbiciata di Maradona in fase difensiva. Stop di Volpati. Sul lancio la palla è ribattuta da Biliardi, attacco di Maradona. Verso Careca, Careca e Volpecina. Alla meglio il difensore veronese, Iachini e Versa per il Verona, il lancio verso Pacione. Pacione, fallo su Pacione da parte di Renica. Ecco, vedete Pacione aveva saltato Biliardi, lo atterra Renica impedendogli di proseguire e causando questo
ovvio calcio di punizione in favore del Verona a 9 minuti dalla fine del primo tempo. Il Napoli conduce per 1-0. Versa sul pallone che tenta di appoggiare sicuramente ad Eltier. Eltier, parata di Carella sul tiro di Eltier. Manca lo stop Bertold, ma ha successo il colpo di testa di Fontolan, poi quello di Galia. Bagni attende il Francini attende il faro laterale, rimesso in gioco su Careca. Ha toccato per ultimo Careca, quindi la rimessa in gioco è per il Verona. L'ha effettuata Versa, ma da posizione irregolare, guadagnando una decina di metri, e quindi la rimessa in gioco passa al Napoli. E allora l'ha effettuata Francini, col petto Maradona ancora indietro a Francini. Rilancio in avanti di Francini, ma è in fallo laterale. Di Galia la rimessa in gioco, Pacione, gioco pericoloso di Romano su Pacione, calcio di punizione per il Verona, battuto, avanza Galia verso Eltier, era in fuorigioco Eltier. Abbiamo rivisto e effettivamente era in fuorigioco, il Chier correva a ritroso, ma al momento del passaggio era oltre tutti i difensori napoletani. Giusta quindi l'interpretazione del guardalinee e dell'arbitro Magni. La rimessa in gioco di Carella, il colpo di testa di Volpecina, rincorre la palla Renica. Lungo lancio di Renica. Carnevale con palla al centro, Volpati lo controlla al limite dell'area, lo rilancia Fontolan, riconquista la palla Francini, tenta di servire sulla sinistra Carnevale, ma la rimessa in gioco era del Verona. Fontolan. C'è una spinta di Ferrara su Eltier. La punizione deve essere battuta, ma dalla posizione dove è l'arbitro. Ecco Iachini che mette la palla in area. Eltier. Alle spalle di Eltier sbuca Ferrara e mette il pallone in calcio d'angolo. Quinto calcio d'angolo per il Verona contro i 5 che ha battuto anche il Napoli. Mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Il Napoli conduce per 1-0. Dalla lunetta Volpecina calcia il suo personale quinto calcio d'angolo. Galia, tiro di Galia, la palla colpisce il ferro di sostegno della rete e termina sul fondo. Ecco, rivediamo il tiro di Galia che va a colpire il ferro di sostegno della rete. La rimessa in gioco di Carella, apre Carnevale sulla destra, ma controlla la palla il Verona con Volpecina. Iachini,
Volpati. Sulla destra si libera Pioli che riceve. Attacco di Pioli, lascia Del Pierre. Fallo di Careca su El Pierre, calcio di punizione in favore del Verona. Il Napoli ha marcato una netta superiorità nella fase centrale del primo tempo, questo finale sembra essere più dalla parte del Verona. La punizione è diversa. Ha messo fuori area Francini. Ha controllato la palla De Napoli di testa, ma quando già questa era uscita in fallo laterale. Riprenderà con una rimessa in gioco per il Verona, che sta per effettuare Volpecina su Fontolan. Volpecina. Volpati. Bertold. Pronto il cross di Bertold, ha messo fuori area Maradona. È fuori. Careca è giunto con un attimo di ritardo, la palla era oltre la linea bianca, rimessa in gioco. Versa. Bagni in scivolata, evita il cross di Versa, fallo laterale per il Verona, proprio all'altezza della bandierina. Rimessa in gioco di Versa, Iachini. Cross di Iachini, la palla attraversa pericolosamente la porta di Garella ma termina fuori prima che possa intervenire Galia. Il cross era di Iachini. Volpecina di testa, Pacione e Bigliardi. Fallo di Bigliardi che ha spinto alle spalle l'avversario, richiamo anche su Bigliardi che ha messo fuori lontano la palla dal punto della punizione. Il calcio di punizione di Volpecina. Molto lungo, parata di Garella. C'erano Pacione, Versa ed è fallo, calcio di punizione indiretto in favore del Verona in area perché Garella aveva lanciato la palla e poi l'aveva ripresa, cosa che non può fare perché quando il portiere blocca la palla, quando se ne libera deve lanciarla direttamente fuori. Calcio di punizione indiretto in favore del Verona a un minuto dalla fine del primo tempo. Ecco, vedete, Garella lancia la palla poi la riprende. È l'irregolarità fischiata dall'arbitro Magni. Versa, ha tirato Bertold, è stato De Napoli a gettarsi sulla palla, alzarla in calcio d'angolo. Sesto tiro dalla bandierina per il Verona, è l'ultimo minuto del primo tempo. Sempre Volpecina. Rimette in area in profondità Volpati. In rovesciata ha liberato Maradona che ha colpito poi involontariamente Ferrara. C'è stato uno scontro fra Maradona e Ferrara ed è Ferrara che rimane a terra. Ferrara a terra al limite dell'area. L'arbitro non fa riprendere il gioco per andare a soccorrere Ferrara. Ripeto, lo scontro è stato con Maradona.
Ormai siamo già nel recupero del primo tempo. Incidente a Ferrara. Vediamo se il regista De Pasquale può riproporre. Eccolo. Vedete la rovesciata di Maradona che colpisce anche Ferrara. Per fortuna niente di grave, anche Ferrara riprende il gioco. Siamo nel recupero del primo tempo. Ecco Ciro Ferrara che riprende il suo posto. Maradona, rovesciata ancora di Maradona, colpo di testa di Fontolan, la palla ripresa da Galia, rilancio di Renica, lunghissimo ma in palo laterale. Aveva iniziato meglio il Verona nella fase centrale, il primo tempo è stato nelle mani del Napoli che ha segnato il suo gol con Maradona al 26esimo minuto, poi il finale del primo tempo è stato del Verona. Romano. Fermato Romano da Volpecina, riprende la palla Bagni, la lancia verso Francini, tiro di Francini, ancora Francini che effettua un cross insidiosissimo sul quale erano pronti Renica e Carnevale, ma la palla era troppo alta. Fine del primo tempo, le squadre vanno a riposo con il Napoli in vantaggio per 1-0, il gol è di Maradona al 26esimo. Secondo tempo a formazioni invariate. Il primo lancio di Pioli per il Verona, il colpo di testa di Ferrara, poi quello di Carnevale indietro, De Napoli, Maradona. Maradona. Fallo di Iachini su Maradona. Ecco Maradona che va via alla sua maniera e Iachini lo prende per la maglia. Calcio di punizione battuto da De Napoli. C'è un calcio di punizione in favore del Verona perché è saltato Carnevale ma travolto in volo Fontolan. Battuto alla punizione Volpati. Lancio di Versa, va incontro alla palla Pacione, Bagni alla meglio su tutti, ma su Bagni alla meglio anche Bertold che commette fallo però su Bagni, calcio di punizione in favore del Napoli. Piove in area la palla di Romano, il colpo di testa di Volpecina, De Napoli è il primo a raggiungerla, Carnevale. Allungo per Bigliardi che si è portato in attacco, cerca spazio per il cross, poi rinuncia al cross, cerca di servire indietro De Napoli ma ha liberato Volpecina. Rimane la palla al Napoli con questo rilancio in avanti ma in fallo laterale di Romano. Da Galia a Volpati e a Giuliani. Si gioca da 3 minuti il secondo tempo, 1-0 per il Napoli. Prolunga la traiettoria del pallone Versa. Poi la porta sul fondo Ferrara e c'è un
calcio d'angolo in favore del Verona, è il primo del secondo tempo. Versa Iachini, gran tiro di Iachini, centrale, bloccata di Garella. L'attacco di Carnevale che lascia proseguire De Napoli. Careca De Napoli. Cambia dietro con un lungo passaggio verso Francini. Romano. Tenta di tenere il possesso della palla Romano, poi la lancia corta per questo attacco di Versa. Volpecina in appoggio, cross di Volpecina, mette fuori area Ferrara, Bertold, tiro di Bertold, grande parata di Garella in calcio d'angolo. Tiro di Bertold, quinto minuto del secondo tempo, Garella in calcio d'angolo. Calcio d'angolo numero 8 in favore del Verona. Eccolo battuto corto, Volpecina indietro Galia, Iachini, colpo di testa di Renica e Galia preferisce il sicuro calcio d'angolo ad un problematico tentativo di cross. È il numero 9, calcio d'angolo in favore del Verona. Ancora Volpecina, lunghissimo il pallone. È direttamente in palo laterale dalla parte opposta, con rimessa in gioco che Bigliardi lascia a Maradona. Il Napoli sta accuratamente spezzando il ritmo, mantenendo il possesso del pallone, azione velocissima di Maradona con lancio verso Romano. Maradona, vedete, preferisce il controllo del pallone, il Napoli agli affondi, adesso è Renica che si porta in avanti. Careca, Francini, Maradona. Colpo di testa di Fontolan, ha ripreso Bagni, tiro di Bagni sul fondo. Vale rivedere questa azione di Maradona che ha davanti a sé Iachini, vedete? Per saltarlo alza il pallone e poi di sinistro lo manda in avanti. De Pasquale ci ha fatto rivedere questa preziosità di Maradona, mentre adesso le azioni tornano in diretta per questo attacco di Versa su cui ha commesso fallo Bagni. Incidente a Versa, settimo minuto del secondo tempo. Rivediamo, vedete Bagni che ostacola vistosamente questa volta, senza possibilità di colpire il pallone, l'avversario. Si riprende bene Versa, il calcio di punizione, eccolo battuto con palla verso Pioli che la rimette al centro, la rincorre Galia. Ma il gioco è fermo,
con l'arbitro che lo risposta dalla parte opposta, dove evidentemente non c'era un calcio di punizione o era stato battuto da posizione errata. Quindi ecco, per il fallo subito da Versa, ecco il calcio di punizione di Voltecina, messo fuori area da Bagni, colpo di testa di Volpati, di Renica, di Pioli. Il colpo di testa è stato di Galia, che credeva forse egli stesso di essere in fuorigioco, invece l'azione era buona, la palla è ancora in gioco, disimpegno napoletano con fallo sul Romano da parte diversa, punizione per il Napoli. Avete visto Galia colpire la palla davanti a Garella, che ha parato, ma senza troppa convinzione, in quanto c'erano tre uomini, si pensava da parte veronese evidente che fossero in fuorigioco, invece i giudici l'avevano giudicati in posizione regolare. Di De Napoli questo calcio di punizione, il colpo di testa di Careca, quello difensivo di Fontolan, l'attacco di Francini, scambio con Carnevale, Francini e Bertold, fallo del tedesco e calcio di punizione in favore del Napoli. Lo ha subito Francini, va a batterlo Maradona. 10 minuti di gioco nel secondo tempo, il Napoli conduce per 1-0. Maradona con parata in uscita di Giuliani. Attacco del Verona sulla destra, iniziato da Volpati, proseguito da Pioli. El Kier, fallo su El Kier con una spinta mimata dall'arbitro, è stato il colpevole Romano e il calcio di punizione affidato a Volpecina. Ha tirato bene, direi, Volpecina, ma nessuno dei suoi è intervenuto, e sul pressing degli avanti napoletani c'è questo lancio di Pioli, molto bello, per Pacione, cross lungo di Pacione sul fondo. Rimessa in gioco Renica, adesso il vento è passato alle spalle del Verona, colpo di tacco diversa, esce di testa bene Renica, poi ha prolungato la palla Francini, Volpati dalla parte veronese, poi c'è un fallo di Romano su Galia, causa questo calcio di punizione in favore del Verona. Battuto da Volpati, viene in avanti Volpecina. Galia sulla fascia, tocca per ultimo Galia, quindi la rimessa in gioco è napoletana. Iachini la intercetta, la mette in area, la ferma Bagni, fallo su Bagni da parte diversa, punizione per il Napoli. Ha fischiato molto l'arbitro Magni, ma indubbiamente ha fatto bene, perché c'è stato qualche intervento agonisticamente un po' acceso, ma la partita si è svolta sostanzialmente in regolarità.
di De Napoli questo fallo laterale, lo scatto è di Careca, palla al centro, Carnevale verso Maradona, anticipato da Iachini, ancora verso Maradona la palla, scatto di Maradona e c'è fallo di Iachini su Maradona. È strettissima la guardia di Iachini su Maradona, ma è forse uno dei duelli più accaniti ma leali della partita. Calcio di punizione di De Napoli. La palla è schizzata verso l'angolo della porta dopo un contrasto fra Bertold e Carnevale e Giuliani è riuscita a metterla in calcio d'angolo. Sesto calcio d'angolo in favore del Napoli contro i 9 battuti dal Verona. Quarto d'ora del secondo tempo, 1-0 per il Napoli dalla lunetta Maradona. Ha liberato Fontolan, poi ha allungato ancora Volpecina. Bagni sulla palla, la rimette in avanti. Era un bel lancio per Careca, ha deviato la palla quel tanto che bastava in difesa Bertold. La palla ritorna al Napoli con Romano. Maradona, il passaggio era per De Napoli ma Maradona l'ha fatto suo, il lancio per Romano, arriva velocissimo Romano sul pallone, riesce nel cross ma non nella direzione e lo manda in fallo di fondo. È passato il quarto d'ora del secondo tempo, risultato è 1-0 in favore del Napoli con il gol segnato nel primo tempo da Maradona. C'è uno scontro Ferrara e il Kier e questa volta l'arbitro sposa la tesi del difensore e concede il calcio di punizione in favore del Napoli. L'ha battuto Renica. Colpo di testa di Fontolan, di Volpecina, di Galia, di Bagni, di De Napoli. Intervento in gioco pericoloso a gamba tesa di Carnevale su Fontolan, punizione per il Verona, battuta all'indietro da Volpati su Giuliani. Dopo il colpo di testa di Ferrara, questo di Volpecina, poi di Bigliardi, palla messa giù da Carnevale, ancora Bigliardi d'anticipo, Pioli, fallo di Careca su Pioli, punizione per il Verona. Il calcio di punizione diversa, mentre anche Fontolan si porta nell'area di rigore del Napoli. Versa, allungato dal vento, il pallone va sul fondo senza che possano intervenire attaccanti e difensori. Maradona, Volpecina all'indietro. Maradona conquista un pallone d'astuzia su Iachini, tre uomini su di lui e Maradona impedisce il rinvio di Volpecina causando un calcio di punizione con il quale il Verona disimpegna la palla. Pacione all'indietro, Pioli non si aspettava il passaggio, lo fa però suo Volpati, Bertold, Volpati, Galia, Fontolan verso Bertold. Bertold al centro, controlla la palla Romano, la riprende Fontolan,
corto il passaggio all'indietro, Renica in contropiede, fa proseguire Carnevale, Carnevale, Francini, Francini, ribattuto il suo tiro di testa, De Napoli sul fondo. Mentre era terminato in fuorigioco, lo vedete Carnevale sul colpo di testa di De Napoli, infatti la rimessa in gioco è stata un calcio di punizione in favore del Verona. Prolunga la traiettoria Versa, il colpo di testa è stato di Ferrara, poi di Versa ancora, Eltier, Versa, esce Garella sul lancio verso Galia, troppo profondo per le possibilità di intervento della mezzala veronese. Romano riporta la palla nella metà campo avversaria, gliela restituisce Maradona, l'apertura è su Bagni. Si ferma Bagni e lascia proseguire De Napoli. Maradona ha ricevuto da Careca, fermato Maradona, Galia, Versa. Pacione, scatto di Pacione inseguito da Bigliardi, chiuso Pacione dal raddoppio di marcatura, oltre Bigliardi era andato anche De Napoli, palo laterale rimesso in gioco di Versa, Galia, Versa, palla al centro da parte di Versa, il colpo di testa di Carnevale in difesa, palla per Iachini, Iachini, tiro di Iachini, Galia ed è il pareggio, pareggio del Verona con Galia. È il 20° del secondo tempo, il Verona acciuffa il risultato con un gol di testa di Galia. Ecco, rivedete il lancio tiro di Iachini che ha favorito poi il gol di Galia. Maradona, fallo di Galia su Maradona, punizione per il Napoli. Il vantaggio del Napoli durava dal 26° del primo tempo, adesso è il 20° della ripresa, il Verona con un colpo di testa di Galia dopo tiro di Iachini ha raggiunto il pareggio. Ha tirato con gran forza da notevole distanza Renica con palla alta sulla traversa. 1-1 dunque alle Bentegodi, ora siamo al 22° del secondo tempo, al gol di Maradona del 26° del primo tempo, Galia ha opposto il suo che ha portato in parità il Verona. Apertura diversa per Volpecina. Pacione fermato Maradona. Su Maradona è intervenuto Iachini e prosegue l'azione Versa, ma l'arbitro ha fermato il gioco. Perché Versa aveva portato la palla oltre la linea bianca, quindi rimessa in gioco con le mani da parte, anzi no, aveva commesso una regolarità avversa o era in fuorigioco, infatti c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Lunghissima la battuta di Renica e Volpati sull'attacco di Carnevale appoggia indietro a Giuliani.
fermata l'azione diversa e sul rinvio commette fallo De Napoli, punizione di Iachini. È un buon momento per il Verona e fallo di mano questa volta di Galia. Calcio di punizione in favore del Napoli, fallo di mano di Galia. Battuta da De Napoli, Maradona. Intervento di Iachini su Maradona e attacco ancora di Volpescina. Galia, il lancio verso Versa, protetto da Francini, esce e fa suo il pallone Garella, sul rilancio Renica. Adesso è il Verona che mantiene il possesso della palla. Pago evidentemente per il momento del pareggio nei confronti dei campioni d'Italia. Vince un duello di testa Romano. La palla per De Napoli, Romano ancora. Maradona. Fermato da Iachini. Malinteso fra Versa e Del Chierre, riparte il Napoli con Maradona. Maradona, Maradona, tiro ribattuto da Volpati. Non è domo certamente il Napoli che cerca in tutti i modi di riportarsi in avanti. Contropiede veronese con Fontolan. L'apertura, Bertold, tiro di Bertold, ribattuto. Volpati si è portato alla destra. Mantiene la palla in campo, chiamato in avanti ancora il tedesco Bertold. Fallo di Bertold che ha impedito il rinvio di Francini, punizione per il Napoli. 25 minuti del secondo tempo, 1-1. Bagni, Bigliardi, Romano, De Napoli. Bagni. In difesa c'è Pacione. Bagni. Fallo di Pacione su Bagni, punizione in favore del Napoli, è quasi un calcio d'angolo. Mentre dalle due panchine Bianchi e Bagnoli stanno facendo riscaldare tutti gli uomini, siamo vicini a qualche sostituzione. Ecco, rivedete Bagni che supera Pacione che lo trattiene vistosamente. Ed ecco dal vivo il relativo calcio di punizione battuto da De Napoli. Ha alzato la palla in calcio d'angolo Fontolan. Per il settimo tiro di corner del Napoli contro i 9 battuti dal Verona, è il 27esimo minuto del secondo tempo, va la lunetta Maradona, punteggio 1-1. Anche Renica, vedete, si è portato in avanti. Maradona, colpo di testa di Renica, parata di Giuliani sul tiro ravvicinato. Il tiro ravvicinato di Ferrara. Vicinissimo ancora il Napoli al gol con un tiro di Ferrara, ribattuto da un grande intervento di piede di Giuliani. Ancora il Napoli in avanti con Bagni, fermato da Iachini, contropiede veronese, splendida partita. Da Versa a Galia, è l'autore del gol del pareggio, apertura di Galia verso sinistra. Volpescina, anticipato da De Napoli, parte Careca, fermato Careca, palla al Verona con Volpescina, attacco di Volpescina, Pacione, tiro di Pacione che sfiora la base del palo di Garella. Il Napoli ovviamente è costretto a spostarsi in avanti, lascia qualche vuoto alle spalle,
e Pacione ha sfiorato adesso il palo destro di Carella con un pallone insidiosissimo. Ecco Enzo De Pasquale che ce lo fa rivedere. Tiro di Pacione, è passato proprio a un pochi centimetri dalla porta. Adesso ancora Pacione in attacco, in avanti verso Bertold, molto esterno, ma Bertold ha preso la palla. Entra in area Bertold, indietro per Galia, cross di Galia, colpo di testa di Bigliardi, ha fermato Carnevale, contrattacco di De Napoli. Carnevale, ancora De Napoli, fallo di Volpecina su De Napoli, punizione. Bagni su De Napoli, piove in area il pallone di De Napoli, colpo di testa all'indietro di Carnevale verso Careca, disimpegno con calma di Bertold per Volpecina, per Versa. Elkier, rovesciata di Ferrara, palla a terra da parte di Bigliardi, rilancio ancora di Ferrara, colpo di testa di Versa, il primo sulla palla è Bigliardi. Romano Maradona. Carnevale, Romano, buon lavoro di Romano, fallo su di lui da parte di Galia, punizione per il Napoli. È la mezz'ora del secondo tempo, 1-1 al Dente Godi. Romano, Volpati ha liberato al centro dell'area, Versa allarga il gioco per questo contrattacco di Galia. Non riesce, non filtra il suggerimento in avanti di Galia verso il Chier, fallo laterale, rimessa in gioco di Galia, Versa, al centro c'è Volpati, sulla sinistra Volpecina. Cerca spazio per il cross, Volpecina, si rinuncia a beneficio di Volpati. Eccolo il cross di Volpati, deviato da Maradona. Bertold controlla un difficile pallone, ancora Volpati. Pioli, pallone in area. Fermato El Tier, un ostacolo da parte di Ferrara. Il Napoli in avanti con Carnevale. Fontolan ferma Carnevale in palo laterale. Rimessa in gioco di Bagni. Careca, ancora Bagni. Volpati protegge il pallone che termina fuori senza che possa intervenire Francini. Elkier, anticipo di Ferrara, colpo di testa diversa per l'avanzata di Volpecina. Ecco il cross di Volpecina, in tuffo Renica in calcio d'angolo per evitare l'intervento di Elkier. E il Verona va a battere il suo decimo calcio d'angolo con Versa. È il 33esimo del secondo tempo. Un colpo di testa di Galia con palla insidiosissima, ancora Renica, salvato in calcio d'angolo. E si ripete il tiro dalla bandierina diversa.
Bagni lotta e riesce a portare fuori la palla dall'area di rigore, fermata da Volpati. Pacione lanciato sulla destra in lotta ancora con Bigliardi. Pacione e Bigliardi evita il cross di Pacione, ma è un nuovo calcio d'angolo in favore del Verona. Volpecina indietro a Iachini, fermato il tiro da Iachini, cerca di avanzare Pioli, palla in area, colpo di testa di Bagni, di Carnevale, riprende la palla Pioli ed è Iachini che la mantiene ai suoi con questo passaggio indietro verso Volpati che la ributta in avanti, ma in posizione dove nessuno dei suoi può inseguire l'azione. Rimessa in gioco del Napoli con De Napoli, riprende Galia, fermato Galia, Bagni supera Galia, si ferma, sta per riconquistare la palla Bertold e Bagni. Travolge Bertold, calcio di munizione, ecco, rivedete Bagni. Netto fallo di Bagni su Bertold. Calcio di munizione sarà in favore del Verona. Ecco una sostituzione per il Napoli. Viene richiamato dal campo Carnevale e al suo posto entra Giordano. Il maiale si fa sempre distinguere il numero 4. Giordano al posto di Carnevale a 10 minuti dalla fine. Battuta la punizione da Volpati. Non riescono a toccare la palla né Bagni né Bersa. Fallo di fondo. Colpo di testa di Bertold e Bagni il primo sulla palla. Il lancio di Bagni per Maradona, lunghissimo il pallone. Fallo laterale. Il Napoli contava di congelare il risultato sull'1-0, raggiunto dal gol di Galia. Ha cercato di portarsi in avanti correndo però qualche rischio. Rimessa in gioco di Ferrara, colpo di testa di Iachini. Rinvio in fallo laterale di Bigliardi su Pacione. Pacione dopo la rimessa in gioco di Volpecina. Rilancio in avanti di Pioli su Bagni. Riconquista la palla Bersa su Bagni, ma retrocede anche De Napoli. Raddoppio di marcatura, palla al Napoli, Maradona, Iachini, spinta di Iachini a Maradona, calcio di punizione in favore del Napoli. Il calcio di punizione di Renica. Fallo laterale.
mentre c'è stato ancora uno scontro Iachini-Maradona. Ecco ancora Maradona, riesce a mettere in centro un pallone verso Careca. Splendida azione di Careca con bersaglio mancato di un soffio. Ed è calcio d'angolo, dice l'arbitro, e Giordano tocca così il suo primo pallone. Giordano, tiro di Giordano, deviazione di Iachini, calcio d'angolo. A 7 minuti dalla fine, calcio d'angolo in favore del Napoli, e l'ottavo dalla bandierina Maradona. È Pacione che ha liberato di testa, Eltier sulla palla, aspetta che i suoi si portino in avanti, poi lancia lungo verso Versa, lancio di Versa, attacco di Galia. Galia deve fare tutto da solo perché i suoi sono ancora molto indietro, non ci riesce. Per un bel intervento di De Napoli. Ma l'arbitro comanda un calcio di punizione in favore del Verona. Attacco di Eltier, cross di Eltier, Galia. Ancora Eltier, riconquista un pallone, Bagni lo scalcia, Bagni. Fallo di Bagni su Eltier. Ecco, rivediamo la dinamica di questo scontro. Eltier riconquista la palla e c'è proprio un intervento netto di Bagni ai danni del danese, e calcio di punizione in favore del Verona. Quattro minuti alla fine, calcio di punizione diversa. E riesce Renica ad allontanare il più possibile la palla dalla sua area di rigore. Giuliani verso Volpati. Giuliani, Volpati, Pioli, Volpecina, Pioli, incrocia con Pacione. Iachini. Palla a seguire, fuori gioco di Eltier. Ecco due dei protagonisti dell'incontro, Maradona e Iachini, che si sono fronteggiati in un duello talvolta aspro, ma comunque sempre estremamente corretto. Il passaggio in avanti di Bigliardi, fermato da Volpecina. Al centro verso Galia, deviazione in calcio d'angolo di Francini. E sale così a 13 il numero dei corner in favore del Verona, contro gli 8, molti corner, ma naturalmente bisogna considerare che si è giocato molto con il vento, quindi molti sono stati favoriti dal vento. Versa, parata di Garella in uscita. 3 minuti alla fine. Ha ribattuto in avanti Volpati, Galia, fermato da Maradona. Maradona, nel contrasto con Maradona, la palla sfugge in avanti. Anche il Verona adesso sembra pago del risultato, risultato di prestigio contro i campioni d'Italia. Lungo stop di Pacione, Maradona
Maradona resiste prima a una carica di Pacione, poi di Iachini, ma il suo rilancio è fermato da Fontolan. Ha alzato ancora la palla da Iachini. Partita giocata a gran ritmo e affiora adesso indubbiamente una giustificabile stanchezza da una parte e dall'altra. Due minuti dalla fine, la rimessa in gioco di Romano, di De Napoli. Maradona. Fallo di Pacione su Maradona, punizione per il Napoli. Lasciata la punizione a Renica, che dice a Bigliardi di spostarsi al suo posto, mentre lunghissimo il suo pallone viene in area di rigore. Pioli lo alza di testa, poi lo colpisce ancora. Careca è sulla palla. Lotta caparbiamente Careca, ottiene un fallo laterale. La rimessa in gioco in area, Maradona alza Iachini. Rovesciata di Francini, allontana Fontolan. E poi c'è un intervento irregolare in gioco pericoloso di Maradona su Versa. Gioco fermo, punizione per il Verona. È iniziato l'ultimo minuto di gioco. Volpecina gli ha tolto la palla De Napoli, attacco di De Napoli, Giordano è sul pallone, Giordano ha sostituito a 10 minuti dalla fine Carnevale, verso Maradona, malinteso fra i due, pallone per Bertold che lo appoggia a Giuliani. Bertold, lunghissimo lancio di Bertold verso El Kier. El Kier e Ferrara, ottiene il fallo laterale il difensore. Rimessa in gioco di El Kier, che ce l'ha con qualcuno in tribuna che lancia degli oggetti. Colpo di testa e palla fuori aria di Francini. Bertold e Iachini, la palla va in palo laterale. Ormai siamo oltre il 90esimo, la partita è 1-1, una partita che il Napoli ha pensato a lungo di poter far sua e che invece ha dovuto difendere nell'ultima parte della gara.